Un incontro aperto al pubblico a cui hanno preso parte molti stakeholder valtellinesi, dagli impiantisti agli amministratori locali. Sindaco, è soddisfatto dell'incontro di oggi? Il Comitato Olimpico ha fatto tappa qui dopo essere passato da Sondrio. Molto soddisfatta, questo è il secondo appuntamento del Roadshow Milano Cortina. Siamo in questo momento veramente nel vivo dell'organizzazione. È un incontro tra fondazione e i territori, quindi ci sentiamo ascoltati e siamo pronti anche ad ascoltare quelle che sono le iniziative della fondazione per l'organizzazione dei giochi. Quindi abbiamo parlato di infrastrutture, di organizzazione e coordinamento delle risorse umane. E abbiamo ascoltato quelle che sono le regole per l'utilizzo del brand e la regolamentazione proprio della comunicazione, l'utilizzo corretto di quello che sarà la comunicazione della strategia olimpica. Si potrà comunicare dunque il nome della località, della venue, con il logo e viceversa. Certo, noi siamo host city, quindi possiamo utilizzare il logo dell'evento a fianco al nostro stemma, all'emblema del paese. Poi le modalità vanno comunque tutte concordate e anche autorizzate, per cui è in programma un confronto verticale tra quello che sono le regole stabilite da Fondazione Milano Cortina, la nostra organizzazione turistica e di comunicazione, quindi il nostro volume marketing, per essere più efficaci possibili. Siete saliti su un treno che era già in corsa. Allora, mi piace dire che l'abbiamo preso al volo, senza fermarlo, perché non si può fermare niente. Bisogna essere veloci, bisogna essere attenti. E comunque devo dire che abbiamo la massima disponibilità da parte di Regione Lombardia e della Fondazione Milano Cortina, anche dalla parte della società Infrastrutture Milano Cortina, per realizzare quello che serve per essere.